di piazza, no. Viene qui in rappresentanza del Radio FTM, oggi davvero bruttissimi. No, vabbè, ragazzi, brutti, abbiamo avuto sfiga. Sfiga perché avete sprecato tante occasioni. Minchia, sul 2-1. Sfortunatamente. Sfortunatamente ci hanno messa dentro brutto. Vabbè, ma non c'è tanta occasione sprecata. Veniamola alla coppa, siamo stanchi, minchia, 6.000 gradi all'ombra. Vabbè, manca loro, hanno sofferto il caldo perché. Ma non è piaciuta la coppa! Vabbè, ho capito, ma che c'entra? Anzi, la coppa. C'è intanto sento Zappia a buttare voci. Gambo! Niente, allora va brutto questo campionato adesso per puntiamo alla coppa. Puntiamo alla coppa. Puntiate tutto sulla coppa. Sì. Anche perché scendete sempre più in classifica, in caso di vittoria voi potevate passare addirittura in zona playoff. Ah, manca c'è tempo, 7 giornate. Dici tu? Sì. Vabbè, prossimo turno avete Keglevic. Anzi no, chiedo scusa, devo vedere meglio. Scusa. Radio FTM contro gli Team. È una squadra nuova, non so se tu la conosci. No. Ultima in classifica ancora. Ah, vabbè, allora. Ah, dici. No, fischino. Che no, cazzo vuoi? Gabbo. Vai via. No, ecco. Fuori. Gabbo, sei arrabbiato? Ecco. Vabbè. Sì, abbastanza. L'intervista la fa quando vinciamo e quando perdiamo noi. Preso a malissimo. Perché in caso di vittoria voi potevate fare un bel buzz in classifica. Cazzo, non poteva, non si può perdere sta partita. No, tanto occasione sprecata. Cioè, non è che abbiamo giocato male, ci siamo fermati alla fine. Io a cuore, a me pesante. Cioè, io ho pure fatto gol, una volta ho fatto gol. Vabbè. Vabbè, hai fatto gol. Futuro del Radio FTM adesso com'è? Come? Dico, qual è il futuro adesso? Ma qual è il vostro obiettivo? Giochiamo così in retrocessione. Se giochiamo come abbiamo giocato il primo tempo, per tutti e due i tempi di ogni partita, magari un po' complicato. I quarti ormai stanno sono diventati un lontano ricordo. La qualificazione ai quarti di Coppa di Lega. Vabbè, no, io la voglio la coppa. Manfred ha detto ormai puntiamo tutto sulla coppa. Tu la pensi alla stessa maniera? Sì, con gli space, sì. Vabbè, se partiamo così, guarda, la perdiamo. La mattina vincitori. Vabbè, sì, però. Sì, forse ci voleva la maglietta di Mincoli. Gol! Che sono? Gol dei. Quelli lo so chi sono. Dei Coms. E gli altri? Eagles. Io voglio scoprire chi cazzo sono i Toreros. Chi sono i Toreros? Hanno giocato. Se fai così li vedi. Hanno giocato alle 4, hanno pareggiato con Real Broca. Hanno pareggiato con Real Broca. Non erano fortissimi. Sono in crisi però. Ah, sono in crisi. Noi pure siamo in crisi. Cioè noi siamo molto altalenanti. Secondo me le partite infrasettimanali ci spompano troppo. Questi non fanno un cazzo alla mattina alla sera. Io almeno corro, nuoto, palestra. Sì. Piscina comunale. Piscina comunale, gol. Va bene, capo. No, non va bene, aspetta. Vabbè, insomma. Minchia, il intervista 12 minuti. Nella speranza. Vabbè, perché c'è pure quella dei babbo? Vabbè, ragazzi, 2 minuti. Nella speranza che la prossima vada meglio. Presso tutto avete gli E-Team. Sono ultimi in classifica, diciamo. Vediamo di perdere pure questo. Partita dall'ultima spiaggia. Se ci impegniamo, sì. Questa è una settimana, se no più riposati, vedrà. Sì, compa, però è l'ultima spiaggia. Quelle varie. Se perdiamo, per ne riparliamo. Tanto confusione negli spogliatori. Sì, accoppiano. Non vorrei che incontri. Andiamo. Pusciate. Che succede? Lello. Hanno pareggiato. Quanti punti hanno fatti tu? Sei lista. Un punto, hanno pareggiato. La stampa, questa è la stampa interessante. Stampa, niente, chiudi. Vabbè, allora chiudiamo. Vabbè, scusa. Ciao ragazzi. Frammentalo troppo di critici. Allora, invito tutto il mondo Interschool domenica alle 7 qui solo a guardare una partita, poi il resto è tutto. Che partita è? Tu guarda, è una partita maschi contro femmine, dobbiamo fare 60 gol, vinciamo la coppa, se loro fanno un gol vincono una coppa. Forse mancavi tu oggi. Mancavo io. La coppa è una parola la regia, Walter. Mancava la mia cattiveria. Però dalla tribuna ti sei fatto sentire. Dai zitto, sentito. Grassone. Grassone una volta. Ciccione, pacchione, schifo. Ma non gioco più, è ufficiale, mi hanno acquistato. Chi ha la barba più bella? Sondaggio dell'Interschool, chi ha la barba più bella? Ma che barba? Va bene, vi saluto ragazzi, alla prossima, ciao. Pesce d'aprile e poi... Pesce d'aprile! Abbiamo vinto!
vinto. Vabbè, no, però vero. Siccome l'intervista era durata 4 minuti e noi di solito abbiamo almeno 6 minuti minimo, non potevamo esimerci da ricominciare l'intervista. Ricominciamo da capo, parliamo della partita. Ancora. È iniziata bene, diciamo. Assenza di Mattagliano determinante. Ma Mattagliano è un pacchione. Vieni qua, pacchione, no, che stiamo facendo la seconda parte. Ci urlava di tutto dalla tribuna. È stato come Mourinho, mi diceva bravo, no. Non è stato determinante perché ero io, ma determinante per i cambi. Oggi c'era caldo, in campo si è faticato tantissimo. Ecco, ti piace fare serial killer. Ti piace fare serial killer. Ho detto che tu hai rischiato. Che cazzo? Io l'ho visto che stava pigliando. Vabbè, oggi ha fatto gol, Zaffia, dai. Oggi è vero, io pure l'ho visto. Ha collezionato un paio di gol. Ma non ho capito che cazzo è, che è? Me l'invento. Ha scarificato lui, vincerà. Ah, in fallo. Allora, kebab in Viale Strasburgo stasera, per chi vuole, alle 10 accanto calcio in Viale Strasburgo e waffle nel posto vicino, nel posto fantastico lì vicino. Lì c'è tutta l'Intersport. Chi c'è? Che c'è? Boh, tu ci sei? Io ci sono, no. C'è mano. Io ti do la risposta in diretta. Con la videocamera. Va bene, volete aggiungere altro? Dobbiamo aggiungere che noi quest'anno puntiamo alla salva. Alla coppa. Alla coppa, siccome vedi quando cazzo è uscire. Ma già vi state preparando per come fermare. No, per come uscire ci stiamo preparando. Abbiamo già le bandiere, la coppa è sempre presente. Abbiamo preso i mattoni, il cemento e tutto quanto. Monteremo una cosa, diciamo, in mezzo al campo. Mureremo campagna da qualche parte. Sì, non ho capito i soldi. Va bene. Oh, che quanto siamo? 1:40. Tra 1:40 e 1:46 al match. Vabbè, mi si dio. Ciao. Bella prestazione oggi quella dei TNT che vanno in zona playoff grazie a questa bella vittoria contro il Radio Fatim. Adesso potete sognare in grande, no? Sempre per la salvezza. Finalmente avete aggiunto un po' di continuità perché la seconda vittoria consecutiva, se non vado errato. Non vi fermate più. Però diciamo, se andiamo dentro la... Come? Speriamo. Però se andiamo a dentro la partita avete iniziato un po' maluccio. Cioè troppo caldo. Ah, il sole. Il sole. Comunque poi è entrato Di Giovanni in campo, diciamo, avete trovato un po' più di ordine. Ora si è lacciato. Vabbè, però io, dato che ho commentato la partita, ho visto questo. La tecnica. doppietta di Maggio e Modi che avete sfidato la tripletta oggi. Ah, scusa, Caggeggi, chiedo scusa. Tra l'altro oggi hai parato anche un po' cattivo, ti sei alternato con Trapani. Ma Pezzino che fine ha fatto? Comunque adesso il prossimo turno avete gli Eagles. Diciamo questo è un bel esame per voi, per sapere. Abbiamo tre partite difficili. Eagles, Toreros, si esamerà. Puntiamo ai 9 punti. Beh, comunque le potenzialità ce le avete, dico. La palla è rotonda poi, quindi tentar non nuoce. Va bene. Che dire, potete aggiungere qualcos'altro? Pezzino tornerà? Pezzino tornerà? Pezzino ti si perde. Si deve conquistare il posto, no? Cioè, Trapani portiere. Va bene? Vabbè, ve la siete cavati pure tutti quanti. Va bene ragazzi, alla prossima e complimenti. Grazie, ciao.